La storia ha insegnato che l'acqua dovrebbe essere una ricchezza. Tutte le più grandi città e di conseguenza le più grandi civiltà si sono sviluppate attorno ai fiumi. Capita tuttavia che tra incuria e mancato rispetto del territorio quell'acqua amica diventi rabbiosa e crei disastri. L'abbiamo visto nel Sannio un anno fa, l'abbiamo visto nelle puntate di Terra Mia che hanno ricordato quel disastro, che non è rimasto isolato però. A un anno di distanza è stata la Piana del Sele a finire sott'acqua, con problemi enormi, colture che creano ricchezza, completamente spazzate via. È toccato a Sara Botte, questa volta, raccontare l'ennesimo disastro. Siamo nella Piana del Sele, circa 20.000 ettari, di cui 5.000 coperti a serre tra Pontecagnano, Pestum, Capaccio, Bellizzi, un'agricoltura all'avanguardia, una pianura tra le più industrializzate d'Italia, la California del Sud. La bomba d'acqua che ha colpito nei giorni scorsi il territorio ha causato diversi milioni di danni alle imprese agricole che si trovano in queste zone. Lei ha un'azienda qui nella piana, cosa è successo nelle ultime ore? Il pomeriggio di giovedì e parte di venerdì notte praticamente è tracimato sia il canale principale e sia quest'altro alle mie spalle secondario, inondando le nostre aziende qui parte della nostra azienda qui sulla destra, circa 6-7 ettari di terreno, di cui coltivato arugola, parte già seminata, parte pronta già da raccogliere. Danni che ancora non riusciamo nemmeno a quantificare, perché a parte il mancato raccolto, poi chiaramente quest'acqua sporca che entra nei terreni, c'è tutta una conseguenza di batteri, erbe infestanti e malattie che comunque i terreni che almeno per 7-8 mesi non possono essere coltivati. Vengono fatte prima delle analisi e poi se sono ancora idonei per essere coltivati. Secondo noi riteniamo che questo sia successo per una mancata manutenzione del canale principale, ma a mente questo che è questo che vediamo qui di fronte alle spalle, a mente sono almeno 5-6 anni che non viene pulito. E poi la cosa principale è che quando capita che viene pulito è questi detriti che non vengono portati via, ma anzi vengono rimasti sulla sponda, e noi come azienda poi li dobbiamo andare a raccogliere, differenziarli. Chi si deve occupare delle pulizie dei canali? Noi paghiamo il consorzio di bonifica Destra Sele, e quindi la nostra quota che paghiamo annualmente è per la pulizia dei fossi e per la fornitura di acqua per l'irrigazione. Chi vi aiuterà ora che vi trovate in questa situazione? Oddio, veramente è meglio ridere, perché non sappiamo come fare, perché chiaramente tutti i programmi fatti subiscono dei cambiamenti, perché si stravolge tutta l'azienda. Dove dovevamo seminare non possiamo seminare. Voi avete molti dipendenti, è un'azienda grande? Sì, siamo un'azienda di circa 100 ettari, 70-80 dipendenti, ma stanno a casa oggi. Siamo allagati, una parte rimane a casa.
Danni per milioni di euro difficili da quantificare, sarebbero almeno 100 le aziende coinvolte, attrezzature distrutte, terreni sommersi, serre invase dall'acqua, un disastro causato dalla tracimazione dei canali del fiume Sele e del Tusciano e Confagricoltura lancia dure accuse. Il primo grande problema è che non ci sono canali di scolo. Oggi noi abbiamo un problema, dal 1970 c'erano dei canali di scolo e questi canali di scolo erano per le serre che c'erano allora. Oggi ce ne sono molto di più, ringraziando Dio, anche perché questo significa creare indotto. Purtroppo un consorzio di bonifica, in questo caso parlo del Destrasele, che fa grandi investimenti su quelli che sono le nuove tecnologie per irrigare, e quindi chiamiamole nuove tecnologie, ma c'è una scheda prepagata per chi consuma l'acqua. Loro dicono che sono nuove tecnologie. Ma il problema serio è che questi fondi, invece di investirli in canali di scolo e quindi canali di raccolta delle acque, vengono spesi in investimenti idrici che servono poco, anche perché il 90% delle aziende della Piana del Sele è munita di pozzo artesiano. Invece mi diceva ci sono dei problemi con quelle che sono le vecchie tecnologie, cioè i vecchi canali. I vecchi canali non solo non ce ne sono, quei pochi che ci sono non sono mantenuti bene. Intanto la maggioranza non vengono puliti, si dice che su un sito ci sono dove vengono puliti, ma noi come Confagricoltura Salerno abbiamo chiesto a più riprese, prima che si facessero i lavori, volevamo conoscere quali erano le zone interessate dai lavori. Non ci è stato mai risposto, non abbiamo mai avuto risposta dal consorzio di bonifica. Inoltre abbiamo segnalato 100 volte che, visto che gli imprenditori agricoli pagano i tributi, è giusto che non solo si puliscono i canali, cosa che non si fa, ma quelle poche volte che si puliscono questi detriti, se lei guarda, parliamo di vetro, plastica, c'è di tutto. Cosa fanno? Puliscono il canale e ci lasciano i detriti, che sono dei rifiuti speciali, ce li lasciano all'interno delle nostre aziende. È una cosa drammatica, è una cosa, io non lo so, negli anni 2016 noi abbiamo i detriti che sono rifiuti speciali all'interno delle aziende, fuori dal mondo. Ora quante aziende ci sono in difficoltà dopo quello che è successo? Lo vediamo alle nostre spalle, proprio la situazione è drammatica. Noi abbiamo avuto in provincia un centinaio di aziende che ci hanno segnalato grandi problemi. Stamattina ho sentito il consigliere del presidente Alfieri, mi diceva che si stanno muovendo, stanno provando a far passare lo stato di calamità, quindi di qui a breve ci saranno i controlli degli Stapacevica per identificare i danni e richiedere la calamità naturale. Questo è il periodo più importante in cui tutti quanti stanno seminando le loro produzioni per essere pronte di qui a 2 mesi. Queste produzioni sono mai compromesse e ovviamente si devono necessariamente riseminare. Quindi tutto quello che vediamo andrà buttato? Necessariamente va buttato, perché come voi sapete queste produzioni di quarta gamma danno delle garanzie ai consumatori molto forti e non possiamo assolutamente permetterci di mettere questa produzione sul mercato, perché creerebbe delle difficoltà. Cosa si può fare per evitare che succedano queste cose? Ma io penso che tutti quanti devono dare il loro contributo, sia la parte istituzionale che anche noi agricoltori. Tutti insieme dobbiamo risolvere questo problema, che è un problema che ormai da anni c'è in questa provincia, e dobbiamo affrontarlo responsabilmente, ognuno per sua parte di competenza. Non dobbiamo scaricare la palla da una parte o dall'altra parte della partita, dobbiamo giocare tutti insieme, perché non è proprio possibile questo, continuare con avere queste difficoltà. Ci saranno quindi delle conseguenze anche con l'export? Ci saranno anche dei problemi con le aziende che poi ricevono questi prodotti? Beh, da questo punto di vista per fortuna noi siamo abituati a combattere con queste difficoltà, quindi le aziende reagiscono in maniera veloce, avete visto che al primo momento già si stanno attivando per ripristinare le loro culture, per riseminare o per creare altri tipi di opportunità. E continuiamo a parlare di acqua, risorsa fondamentale, come abbiamo fatto anche nelle altre puntate di Terra Mia. Abbiamo documentato l'inquinamento dell'Isclero con Giovanna Di Notte e l'assurda situazione dell'alveo Camaldoli con Simonetta Iepariello.
ma è un territorio, il nostro, che l'uomo sta avvelenando completamente. La falda di Solofra è piena di tetracloroetilene, situazione nota da 3 anni, in cui però nulla è stato fatto, come documentato da Pino Ofiero. Fontane pubbliche tappate, rubinetti di casa a secco. È il volto dell'emergenza idrica che investe Solofra, quasi 3 anni di disagi che hanno messo a dura prova la pazienza dei cittadini. A casa mia si toglie all'1, alle 13 e ritorna alle 7 del mattino dopo. E c'è proprio un disagio incredibile, perché io ho rotto già una lavatrice, ho elettrodomestici non... elettrodomestici e altro per la mancanza di acqua. Una emergenza legata a tetracloroetilene rinvenuto in falda nel gennaio del 2014, una concentrazione al di sopra dei limiti di legge che ha portato alla chiusura di 2 pozzi e alla loro esclusione dalla rete idrica comunale. Sulla vicenda è intervenuta anche la Procura della Repubblica di Avellino, che ha sottoposto a sequestro i pozzi e aperto un'inchiesta per verificare la gestione della fase emergenziale. 3 avvisi di garanzia sono stati messi a carico del sindaco Michele Vignola e dei vertici dell'Irno Service. Diciamo che in realtà nasce tutto dalla fontana dei Quattro Leoni, poi dopo qualche giorno si è riusciti a capire che i pozzi che in qualche modo contaminavano quello che era il circuito idrico di Solofra era proprio il pozzo di Consolazione e poi dopo il pozzo di Eustachio. La presenza del tetracloroetilene ha di fatto compromesso la possibilità di destinare nuovamente ad uso potabile i 2 pozzi. Una volta raggiunta la falda freatica, infatti, il percloroetilene si deposita sul fondo dell'acquifero, causando un livello di contaminazione in funzione dell'idrosolubilità. I pozzi resteranno per sempre esclusi da quello che è il ciclo idropotabile. Noi abbiamo ad ora un piano di caratterizzazione che, diciamo, è stato decretato finanziabile, quindi doveva essere finanziato, ma ancora non è partito nulla. E soprattutto ci troviamo di fronte a un discorso che va a scalare da quello che era un interesse nazionale a quello regionale. Quindi resta tutto in capo alla regione e stiamo ancora in attesa di sapere che cosa sta avvenendo sotto i nostri piedi, qui proprio dove ci troviamo. L'amministrazione comunale ha in animo di destinare i 2 pozzi di Consolazione ed Eustachio ad uso industriale, ma la strada è tutta in salita. Suppone l'accordo con l'ASI, che è in via di ultimazione, di cessione da parte dell'ASI al comune di Solofra della rete idrica industriale fatta dall'ASI, quella anche per l'antincendio per intenderci, con gli annessi serbatoi che insistono in quella zona. Noi separiamo quindi la rete industriale da quella civile. Il problema non è l'ASI quando ci ricede, perché un accordo di massima già c'è, lo dobbiamo solo veramente mettere nero su bianco. Il problema è che il pozzo Consolazione e Eustachio sono ancora soggetti a sequestro. Quando saranno dissequestrati, saranno quei 2 pozzi che noi abbiamo indicato alla provincia come pozzi che non vogliamo più utilizzare per l'acquedotto civile, ad alimentare il serbatoio di Chiancarola e la rete idrica dell'ASI, quindi ad alimentare le concerie. Nel frattempo l'acquedotto comunale fa fatica a soddisfare le esigenze della cittadinanza e di quelle concerie che, proprio a causa del tetracloroetilene, si sono viste chiudere i pozzi dai quali traevano l'acqua per mandare avanti la produzione. La soluzione per tornare a utilizzarli potrebbe essere quella dei filtri a carboni attivi, ma la provincia di Avellino si è messa di traverso ed è stata necessaria una sentenza del TAR di Salerno per sbloccare la situazione. Sbaglio o è il sindaco Michele Vignola che si è battuto come un leone dal giorno dopo in cui io ho fatto l'ordinanza di chiusura dei pozzi? In quell'ordinanza, lo ripeterò fino alle noia, c'è scritto che i pozzi sarebbero stati riaperti di lì a poco utilizzando il decreto del fare, e io a marzo del 2014, appena dopo 2 mesi, ho riaperto i pozzi industriali. È una via che ho indicato io, perché quella era la prima via da battere. La prima strada era quella di utilizzare i pozzi inquinati per liberare l'utilizzo di quella risorsa. Abbiamo dovuto attendere il giugno del 2016, quindi poco fa,
insomma pochi mesi fa, per avere una parola su questa vicenda, perché un tribunale amministrativo e anche uno penale ha chiarito che è possibile. Allora, alcune concerie hanno iniziato, come ben sapete, con i carboni attivi. Dovrebbe cominciare la regione alla quale l'abbiamo chiesto, perché vorrei ricordare che alla COGEI, impianto di depurazione, diamo una quantità di metri cubi al giorno per non interrompere un pubblico servizio come quello della depurazione, che dato invece alla popolazione sarebbe di sollievo, quando la COGEI ha un pozzo proprio e della regione, e quindi la regione è la prima che dovrebbe dotarsi di un impianto a carboni attivi. L'abbiamo chiesto alla regione. Per aumentare la portata dell'acquedotto comunale, l'amministrazione ha fatto realizzare un nuovo pozzo in località Scorza. Nei giorni scorsi sono state effettuate le prove di portata, ma per la sua emissione in rete i tempi si annunciano lunghi. Non sono ancora in condizioni in questo momento di sapere i tempi, non dell'ultimazione dei lavori, perché è veramente ultimato, quando ci sarà consegnato di cosa accadrà. Io farò di tutto, mi batterò per poterlo utilizzare nell'immediatezza, nel rispetto ovviamente delle norme e delle leggi, perché solo fra bisogno di un'integrazione della portata idrica che, in seguito al venir meno di due pozzi idropotabili chiusi per la vicenda tetracloroetilene, ovviamente ha messo in grave crisi nel periodo di magra, cioè delle sorgenti, cioè nel periodo che va da settembre a fine gennaio, e in presenza di una siccità che abbiamo conosciuto e l'inverno che abbiamo alle spalle, sostanzialmente ha messo in crisi un sistema che già aveva delle problematiche, perché sia pure non in queste dimensioni, le zone alte della città con l'acquedotto a pieno regime già in alcuni mesi dell'anno già aveva delle sofferenze in passato. La caratterizzazione, quali i tempi? La regione ha già sbloccato le risorse? È una storia che conoscete bene. Siamo stati di fronte alla scelta ridicola di darci un finanziamento da parte della regione con l'accelerazione della spesa a luglio-agosto. A settembre era troppo tardi, dato che la scadenza era il 31 dicembre. Nonostante questo, insieme all'ATO, abbiamo fatto tutto di corsa. Ma il 31 dicembre era impossibile per fare la caratterizzazione. Adesso c'è una richiesta nostra, c'è una promessa da parte della Regione Campania di venirci incontro per finanziare finalmente un piano di caratterizzazione che deve essere solo attuato. Anche la gara era stata fatta. E mentre il territorio aspetta che vengano sbloccati i fondi per la caratterizzazione, aumenta il rischio che la contaminazione da tetracloroetilene si allarghi anche ai territori a valle di Solofra. Ad evidenziarlo sono stati i periti della Procura della Repubblica di Avellino, che indagano sull'inquinamento della falda, secondo i quali il plume di contaminazione si propaga liberamente verso valle, secondo la direzione di deflusso naturale sotterraneo dell'acqua. E parliamo ancora di inquinamento e veleni, ma con un paradosso. Esistono situazioni in cui quei veleni diventano quasi necessari per un territorio? Sì, è un paradosso già noto, vissuto con l'Ilva di Taranto, il crudele dualismo tra lavoro e inquinamento, salute e veleni. Lo stesso paradosso si è creato ora a Salerno, con le fonderie Pisano, un caso intricatissimo che ci racconta Giovan Battista Lanzilli. Dilemma che sempre più spesso accompagna la società dell'innovazione tecnologica e del progresso. Coniugare lo sviluppo con la tutela dell'ambiente è possibile. Un esempio in proporzione di quanto la partita sia complicata e l'argomento scivoloso arriva dalla provincia di Salerno. Da mesi, anzi anni, si discute della necessità di delocalizzare le fonderie Pisano, un impianto capace di produrre manufatti di qualità da esportare in tutto il mondo, che sorge in quella che un tempo era un'area industriale
Via dei Greci a Salerno, oggi circondata da case e famiglie. La solita contraddizione all'italiana, con altoforni che lavorano a tutta potenza a pochi metri di distanza da anziani e bambini. Il Comitato Salute e Vita ha prodotto un corposo dossier finito sulle scrivanie anche dei carabinieri del NOE. Centinaia di persone morte e malate. Il timore è che ad avvelenarle siano state proprio le fonderie. Ipotesi accusatorie non suffragate da prove certe al momento e un braccio di ferro destinato a continuare. Anni di traccheggiamenti, ma il tempo, come ovvio, è giudice implacabile e prima o poi chiede il conto. E la delocalizzazione è finalmente arrivata all'ordine del giorno. La proprietà assicura che il nuovo impianto è tecnologicamente all'avanguardia e rispondente ai più rigidi criteri di sicurezza in materia di emissioni in atmosfera. Ma il comune di Campagna e tutta l'alta valle del Sele sono salite sulle barricate e ad ospitare le fonderie proprio non ci pensano. Zona industriale di Campagna, è qui che le fonderie Pisano dovrebbero delocalizzare. Lo vedete alle mie spalle, c'è il piazzale che ospita ancora i mattoni dell'ex RDB. L'atto di compravendita è già a buon punto, come ha informato il consiglio d'amministrazione della famiglia che gestisce la storica fonderia di Via dei Greci a Salerno. E però questo trasferimento, secondo la comunità locale, non sa da fare, parafrasando Manzoni, una città, quella di Campagna, che è in rivolta contro l'ipotesi di ospitare qui sul territorio le fonderie. Non bastano le rassicurazioni, che pure non sono mancate anche da parte del governatore regionale, o che oltre che dall'industria e chiaramente anche dai sindacati, di un impianto di nuova generazione e a basso impatto ambientale. Il sindaco, l'amministrazione comunale, i consiglieri di opposizione, soprattutto la gente dice: qui abbiamo deciso di puntare sullo sviluppo ambientale, di ridurre i rifiuti, e certamente non vogliamo le fonderie. Sindaco, una mobilitazione spontanea, immediata, anche forte per dire no alle fonderie Pisano qui a Campagna? Beh, non c'è dubbio, vedrà una mobilitazione spontanea perché tutti tengono alla salvaguardia del nostro territorio. Sindaco, possiamo provare a ricostruire quelle che sono state un po' le tappe di questa vicenda, vale a dire le comunicazioni che Pisano ha detto di aver fatto, l'atto di compravendita reale, concreta, presunta tale, ecco, può aiutarci a fare chiarezza su questa vicenda? Ma guardi, apprendere che in un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico vi siano stati la Regione, il Comune di Salerno, Invitalia e quant'altro, ma non vi sia stato il comune dove è stata indicata la delocalizzazione, a nostro avviso è stata una scorrettezza istituzionale. In questi giorni anche altri sindaci si sono espressi negativamente rispetto a questa ipotesi. Citiamo per tutti il sindaco di Eboli, Massimo Cariello. La Piana del Sele, insomma, è pronta a dire no a questo impianto. Lei che risposte sta avendo anche dalle altre istituzioni sovracomunali? C'è la giusta solidarietà, la giusta attenzione o vi sentite soli? No, assolutissimamente. Lei ricordava l'impegno anche dei nostri amici di Eboli. Anche lì, attraverso una mozione, hanno trovato il modo di parlare della delocalizzazione delle fonderie Pisano, perché evidentemente la vicinanza non solo di confine tra il comune di Eboli e di Campagna, ma anche la vicinanza del fiume Sele impone una cautela, un'attenzione a tutta la Piana del Sele, che si basa sull'agroalimentare, sulla zootecnia, sulla quarta gamma, che vengono, come dire, il serbatoio idrico di queste colture è il Sele, e quindi il Sele è implicato in tutto questo. No, non ci sentiamo soli, perché evidentemente una struttura del genere localizzata in quel punto non sarebbe di impatto soltanto per la nostra città, ma per un intero territorio. Sindaco, tra le altre cose l'azienda ha sottolineato, e con essa anche la FIOM, con il segretario nazionale Marcelli che è venuto a Salerno, sono impianti di nuova generazione, l'impatto ambientale è minimo, c'è la possibilità di una ricaduta occupazionale. Si fida di queste promesse, di questi impegni, oppure diciamo è un rischio che non vale la pena comunque correre? Ma guardi, noi siamo talmente altruisti che siccome il progetto è così bello e ha tanti aspetti positivi, lo vogliamo che se lo tengano loro.
La partita complicatissima della delocalizzazione va di pari passo con quella della bonifica del sito inquinato di Fratte, un impegno assunto nero su bianco anche in occasione del tavolo di concertazione al MISE di Roma e che il Comune di Salerno seguirà con attenzione, come ha assicurato l'assessore Roberto De Luca. Ci vuole solo prudenza ed equilibrio in questa fase. Dal Ministero martedì abbiamo strappato anche proprio fisicamente nella verbalizzazione la volontà di non trasferire gli impianti. Questo l'ho detto al responsabile del ministro, ma di trasferire la produzione. Gli impianti devono essere totalmente nuovi. Da questo punto di vista non scherziamo. Ci hanno portato i proprietari un progetto importante, tecnologia tedesca, tecnologia di impatto limitato, per quanto possa essere limitato, ovviamente una fonderia, ma comunque assolutamente nei limiti di legge. Ci sono fonderie in altre parti del mondo e vanno avanti, insomma, non muore nessuno, non ci sono proteste, perché bisogna farle in un certo modo. È chiaro, questo deve essere l'impegno da parte della famiglia Pisano, che almeno ad ora lo ha messo per iscritto, poi è chiaro che dobbiamo vedere i risultati, così come Comune di Salerno ci siamo presi l'impegno, ci siamo fatti dare l'impegno da parte di Pisano alla bonifica del sito attuale, perché non mi basta che vadano a delocalizzare la produzione da qualche altra parte, è chiaro che non possono lasciare quello che c'è lì a Fratte. Le due cose si tengono e vanno insieme, quindi bonifica del sito attuale e delocalizzazione nel nuovo sito, che sia a Campagna o che sia in qualche altro comune della nostra provincia. Nel mezzo le aspettative di oltre 100 famiglie che sperano di avere ancora un futuro, che si aggrappano ad una politica che da anni ha scelto di non decidere e che ora si ritrova a correre contro il tempo per non trovarsi in mezzo alla strada. In un'Italia in cui ogni giorno tante aziende chiudono per via della crisi e della concorrenza spietata che viene dall'Oriente o da paesi emergenti, Salerno rischia di perdere una delle ultime grandi realtà produttive, non per colpa della globalizzazione al ribasso, ma per l'ignavia di chi sapeva, poteva e non ha fatto. If you were me.